Eccoci qui con Lollo Carbone, capitano. Buonasera. Di Steam, alla vigilia di questa grandissima finale. Che dice, Dora? Cosa non dire? Ragazzi, sono carichi, insomma, ogni parola... Gli hai messo anche le magliette nello spogliatoio. Diciamo di sì, una finale meritata, abbiamo sempre, insomma, praticamente sofferto il fatto che non avevamo le magliette. Perciò da qui nasce anche la storia del colore nero, perché qualcuno non c'aveva le maglie bianche, vabbè, lasciamo stare. Stasera abbiamo anche le magliette. Grazie allo sponsor. Non io ascolto, non li conosci bene gli avversari, tra l'altro. No, gli avversari anzi sono bravi, l'ho visto in semifinale, hanno vinto la scorsa edizione. Vediamo un po'. E dopo la brutta partita della scorsa semifinale, diciamo così, del ritorno. Guarda, Dario, come vedi tu, guarda, Dario, c'è stata un'involuzione nei playoff, perciò il ritorno è stato l'apice, insomma, di questo declino. Vediamo se è stato l'apice soltanto fino a là, oppure sarà anche stasera con una goleata. Chi vedi meglio da lui? Chi è il più decisivo stasera? Stasera Cosentino. Che facile. Stasera Cosentino, stasera sarà Cosentino. Vedi Cosentino? Sì, sarà Cosentino. Primo marcatore Cosentino. Primo marcatore Cosentino, diciamo autogol di Vessella, dai. Autogol di Vessella. Autogol di Vessella, dai. Siamo tanti numeri. Ciao. Sì, ormai. Grazie. Sono Alessandro Mazziotti, alla vigilia della finale con Steam, che dice tu? Gli abbiamo detto di giocare l'uno per l'altro, di farsi forza l'uno con l'altro, guardare ognuno negli occhi dell'altro se ci sono momenti di sbarrimento tra i ragazzi e vincere, portare a casa ancora una volta questa coppa. Dopo che avete stracciato il Madison in semifinale, come vedi questa partita, diciamo? E gli avversari li conosci prima di tutto? Li conosco perché prima di esordire sulla panchina del Letecchio abbiamo perso 4-1 ed c'ero qui e sono venuto a vederla. Quindi hanno due attaccanti. Sì, hanno due attaccanti laterali che si vanno molto, molto dentro. Ho detto ragazzi non farci prendere di filata dai due attaccanti. Chi metti su due attaccanti? Lucchetta Delese. Lucchetta buoni Delese. Diagonali. Tarzì in panchina, quindi. Tarzì in panchina. Delese. In attacco? In attacco credo alle spalle di Mondanetti perché Davide è infortunato. La solita formazione degli adulti. Ah, Davide non gioca. Amore è fortunato, stagione finita. Non è riuscito a recuperare. Non ce l'ha fatta. Peccato, peccato. È un pronostico finale? Io dico come Zeman, il risultato è casuale, la prestazione no. Io voglio la prestazione dei ragazzi, poi il risultato come viene. Allora da mister vero, complimenti. Ciao. Poi ci qui con Antonio Munda, stasera hai fatto due gol, mi metterei in campo, cosa vuoi dire dopo questo tempo? Vabbè, è stata una grande partita, una grande vittoria, 3-0, magari è sembrata facile, però così non è stato, gli avversari erano abbastanza duri. È stata una bella partita, ringrazio tutta la squadra che mi ha dato fiducia, mi ha portato in questo torneo. Questo è forte, ma forte, ma forte. Capitano, se vuoi esposito, io gioco. È forte, è fortissimo, ragazzi, è migliore, eh. Una grande squadra. Se facevi qualche partita in più, eri pure capo cannoniere. Vabbè, ma passa una partita che abbiamo 10 minuti, Sì. Complimenti a tutta la squadra, io ho fatto solo il mio dovere. Contratto. Questa è una partita un po' cattiva. Vabbè sì, loro si sono innervositi, forse noi abbiamo segnato subito e quindi non se l'aspettavano, quindi diciamo non hanno accettato proprio questo risultato fin dal primo minuto. Ha giocato tutti i tempi. Sì, tutta la squadra, ha giocato palla. Tradonetti ha segnato dopo due minuti. Sì, non si sa, sembra Julio Cruz tempo che entrava, sembra incredibile. Ma una Netti ultimamente, entra e sei. Fenomeno. È lui. Tanti calci. E invece pure la difesa, sì, sì, abbiamo Cucciarelli, Darzia, tutti, partendo dal portiere con la sicurezza, la difesa completa, non passa un pallone, sbarrioni difensivi non ne abbiamo. Mi piace non averti dato un premio, però importante che abbiamo vinto, Va bene, dico la prestazione alla squadra. Lollo Carbone, capitano di Steam, avete perso 3-0, che è successo? Forse un po' troppo pesante, come ti avevo detto anche nell'intervista della partita, c'è stato un blocco che purtroppo... Che è successo con la squadra, da 2-3 partite a questa volta? Forse siamo un po' troppo Vessilla dipendenti, stasera qualcuno è venuto meno, insomma non è stata una serata da ricordare. Centrocampo che hanno dominato, in attacco pure non siete riusciti a esprimermi. Papagno l'ho visto pochissimo, la difesa avversaria è giganteggiata, ma strano, in genere era lui che faceva
le cose migliori in attacco. Loro sono una grandissima squadra, ti ripeto, hanno vinto l'ultimo, hanno vinto questo, vuol dire che fondamentalmente ci sono. Noi ci siamo affermati come la seconda potenza, però per l'appunto siamo secondi, non siamo primi. Stasera è venuto qualcosa in meno. Poi non lo so, sulla carta c'era chi diceva che noi eravamo più forti, chi loro. È finita così. Vabbè, andava così, mentre invece sull'arbitraggio avete stato tutti molto nel dubbio. Sì, forse sì, Antonio Liguellaggi ha fatto un grandissimo torneo come arbitraggio, forse, ripeto, forse non abbiamo la certezza, ovviamente stasera è venuto un po' meno il nostro compito, però ovviamente parliamo noi che ne siamo all'interno, non possiamo dare un dato oggettivo. Comunque complimenti a tutta l'organizzazione. Complimenti a veramente la situazione unina, a tutti i supporter, sì. Io per l'appunto, se mi permetti di concludere, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno appoggiato, a partire dal cameraman, pagellista, a tutti quanti, veramente anche chi si è fatto veramente 7 minuti come il buon Gino Carbone, vera mascotte della squadra che adesso sta giocheggiando da qualche parte. Si è fatto veramente 7 minuti, voglio ringraziare, sono un bellissimo torneo, grande organizzazione, insomma. Bene la situazione unina, bene Aren. Alla prossima. Grande Dario. Ciao. La luce.